Ciao cari amici pescatori, quest'oggi non sono davanti al mio banchettino solito, per fortuna direi anche, ma ho costretto Federico, non ti ho costretto perché in realtà tu, Non lui mi era, dispiace affatto. dovevamo trovarci, era già qua un'ora prima, però, però andiamo adesso a fare qualche lancio e a cercare di capire, mi farò dare qualche tip and tricks da Fede. Sì, dai, vediamo un paio di nuoti come regolare l'anellino. Un paio di nuoti e come regolare l'anellino. Andiamo! Siamo sul luogo di pesca e questo è un Real Deal 87, colorazione HP con un amo singolo in coda, il numero 1. Qui il regolamento prevede un solo amo singolo, quindi abbiamo messo l'amo singolo, abbiamo schiacciato l'ardiglione. E adesso, come prima cosa, dato che l'artificiale è nuovo, vediamo come nuota. Ok, è bastato fare un lancio molto corto per vedere che l'artificiale sbanda leggermente verso destra. Questo succede perché sono tutte esche comunque artigianali e fatte a mano una per una, quindi è possibile che l'esca sbandi un pochino appena presa dalla scatoletta, ma non è assolutamente un problema perché possiamo regolare facilmente il nuoto. E come lo regoliamo? Afferriamo l'esca dalla parte della testa, non la teniamo qua dietro, la teniamo in testa, e poi con le nostre pinze andremo a piegare l'anellino nella direzione opposta allo sbandamento, quindi l'esca sbandava verso destra, lo piegherò leggermente verso sinistra. Cerchiamo di usare le pinze che siano ben pare all'anellino senza fare torsioni, ma piegando. Per fare questa operazione possiamo anche decidere di togliere il moschettone se siamo più comodi e pieghiamo. Basta pochissimo. Sempre meglio piegare un pochino e fare una prova, vediamo. Perfetto. Adesso nuota già dritto. A volte è necessario magari fare una o due pieghe, fare una prova e vedere se nuota dritto. Se continua a sbandare da un lato, dobbiamo piegare ancora un po' di più. Se inizia a sbandare dal lato opposto, vuol dire che abbiamo piegato troppo. Comunque, in due lanci l'abbiamo regolato e adesso iniziamo a pescare. Ha boccato questa iridea che devo dire anche bellissima, selvatica. Adesso, grazie agli ami singoli, senza ardiglione la slamiamo rapidamente e la rilasciamo. Allora, dopo aver pescato con il Real Deal, che è un minnow, e quindi abbiamo fatto una pesca molto più impassata, classica di un minnow, adesso vi faccio vedere come uso il 97 Slim. Questo è un jerk affondante che uso in una maniera un po' particolare, che sfrutto soprattutto in una situazione come quella che abbiamo davanti. Qui abbiamo una corrente principale che è contro l'altra sponda e la buca con l'acqua più profonda è proprio sull'altra sponda, quindi abbiamo tutte tane
che sono ridossate sull'altra sponda dove potrebbero essere le trote. In questa situazione, se dovessi lanciare in maniera perpendicolare, due gerkate e la corrente già ha preso la mia esca, il mio jerk lo sta portando via, lo alza e non sono più in pesca in maniera efficace, oltre a sondare un pezzo piccolissimo dell'altra sponda. Quindi in questo caso cosa faccio? Lancio verso monte, cerco di ridurre al massimo l'angolo tra l'altra sponda che voglio sondare e la mia lenza. Quindi prendo la mira e cerco di arrivare il più vicino possibile contro la massicciata dall'altro lato e inizio a gercare. Gercate all'inizio con la canna verso il basso permettono al jerk di scendere e penetrare proprio in quel filo di corrente che praticamente passa lungo tutta la sponda. Non abbiate paura di fare pause anche abbastanza lunghe, soprattutto a inizio stagione in cui i pesci sono più lenti, ma una regola di massima è: più è forte la corrente, più lunghe le pause. In questo modo riusciamo a far transitare il nostro jerk proprio lungo tutta quanta la sponda opposta. È come se la corrente prendesse la nostra lenza e le facesse fare una passata, però da monte verso valle, tenendo l'esca schiacciata contro l'altra sponda. Ovviamente il 97 Slim è un jerk sinking e questo aiuta, in più la paletta voluminosa aiuta a far sì che con le jerkate anche in una zona di corrente del genere mantenga sempre l'assetto. Anche qui abbiamo montato un solo amo singolo, misura dell'1, come prevede il regolamento, con l'ardiglione schiacciato, e per fortuna grazie all'assetto di quest'esca il nuoto non ne viene influenzato. Intendo dal fatto che non abbiamo più due ancorette o non abbiamo due ami, ma solo un amo in pancia, l'esca mantiene comunque il suo assetto. Le ultime due cose, due trucchetti da considerare quando facciamo questa pesca sono che quando lanciamo possiamo con la mano frenare il filo e in questo modo riuscire a far atterrare l'esca più precisamente possibile contro l'altra sponda. Provate, quando lanciate, a fine lancio mettete la mano e frenate il filo fino a far cadere l'esca dove volete. Il secondo trucchetto per far lavorare al meglio l'esca è quello di riavvicinare sempre la canna prima di dare una gercata. Questo per due motivi. Il primo è che in questo modo riusciremo a dare una gercata con il filo in bando e quindi l'esca scarterà di più. Il secondo motivo è che se quando andiamo a gercare troviamo un pesce in canna, ogni tanto la mangiata la sentiamo perché andando incontro e recuperando riusciamo a tenere il filo abbastanza in tensione da percepire una mangiata decisa, ma a volte quando la trota mangia in maniera più delicata è possibile che quando andiamo a gercare troviamo il pesce già attaccato. Se io avessi la canna qui, vi faccio vedere, se in quel momento avessi la canna qui non avrei più riserva per ferrare il pesce, vedete, è impossibile ferrarlo così. Quindi ogni gercata avviciniamo la canna e gerchiamo, avviciniamo la canna e gerchiamo. Se dovessi gercare così, se mi mangia il pesce mi trovo a ferrare troppo indietro, perdo potenza nella canna, perdo velocità e perdo efficacia. Quindi le regole sono principalmente tre: lanciare più a monte possibile frenando il filo, dare le gercate all'inizio verso il basso per far penetrare l'esca nella corrente giusta e avvicinare la canna su ogni gercata. In questo modo possiamo far scendere un'esca come questa da 10 cm per 12 grammi, anche un metro e mezzo o due in posti con una bella corrente. Ora vediamo se esce anche qualche pesce. Contro la sponda opposta nella buca, sempre con il 97 Slim, con la stessa tecnica di prima, pesce decisamente più bello. Quindi, caro Fede, quello che dovevamo registrare abbiamo registrato. Direi di sì. Speriamo che sia una cosa che piaccia poi ai nostri amici che guardano e non ci resta far altro che passare qualche altra ora a pesca, a lanciare. Io già non vedo l'ora. Esatto. Ciao. Ciao a tutti.